Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciuscia. Un oscuro presagio si scaglia su Metropolis. Abbiamo abbattuto il nostro primo meta. Era Flash, uno della Justice League, però sotto il controllo di Bregna, che adesso non ci resta che andare a capire che cosa sta succedendo. Abbiamo scoperto un'altra dimensione, un universo parallelo che era in contatto però con questo qui. Probabilmente ce ne sono più di uno. Raga, sta succedendo il devasto, il casino. Però adesso noi abbiamo anche un obiettivo. Andiamo a capire che sta succedendo alla nave Deschio, che a quanto pare è cruciale per questa storia. Vabbè, ma l'avevamo capito. È successa la stessa cosa in Terra 2, l'universo che abbiamo insomma visitato nella scorsa puntata, e abbiamo visto com'è finita. Quindi cerchiamo di evitare quel nefasto futuro. Io ragazzi sono veramente contento, mi sto divertendo un sacco, non l'avrei mai detto. L'altro obiettivo però è Lanterna Verde, perché sappiamo che è Lanterna Verde quello che sta proteggendo in questo momento la nave Deschio. Allora ragazzi, devo dire la verità, è veramente difficile fare parlare, fare intro, fare qualcosa in sto gioco, perché parlano tantissimo. Mi ricorda un po' la serie che abbiamo fatto su Guardiani della Galassia. Accumulando energia per andarsene. Cosa? L'abbiamo appena fatto fuori, no? A me sembrava morto. Ma poi Lex... Quello non è Flash. Ce ne sono troppi. Sono una sorta di... Fleischenstein! Cosa? Quindi al cervello ambulante serviva tutta quell'energia per creare nuovi Flash? Cosa? E poi sarei io lo spreco di energia. Queste merde ora sono tutte accelerate? Pare proprio di sì. No, vabbè. Caricate quei separatori e colpiteli come con Flash. Aspettate ragazzi, mi devo prendere un caffettino. Cioè sono nemici Flash potenziati, utilizzano il potere della... No, vabbè, ma cioè, ma... Pensate se abbattiamo Superman e questo c'ha i nemici potenziati con il potere... No, no, non ci voglio pensare. Allora, sono immuni alle ultimate di squadra che ho sbirciato... Sono le super mosse, ma le sblocchiamo tipo a un livello infinito e non credo accadrà. Ma non lo so ragazzi, vediamo come va. Vediamo come va, perché qua la situazione la vedo piuttosto greve. Cioè non gli facciamo niente sostanzialmente. Dai, non adesso. Solo io ho preso Deathshot ragazzi, ho fatto forse una minchiata, Cioè volevo prendere Deathshot per allenarlo. Intanto ecco il sole è tornato. Però la palla esplode, basta non mi fa esplodere a me. Cioè, come faccio a battere sto robo? Su! Sono super serio, Deathshot, basso! Ma non gli tolgo niente, ragazzi. Ah, no, invece sì. Aspettate, ragazzi, proviamo a fare questo. Funziona lo stesso, sì. Vabbè, allora. Lui di bastardi. No, questo zero, però... Dobbiamo solo colpire. Mi sono reso conto ragazzi che essendo abituato con King Shark utilizzo male, per esempio in questo caso, i colpi quelli lì da corpo a corpo, perché in teoria il nostro Deathshot spara da lontana. E mentre ero in vostra assenza sono andato ragazzi a completare un po' di missioni secondarie. E ho scoperto ragazzi che anche facendo missioni così, completando incarichi, sblocchiamo le voci del Codex, che sapete è una cosa che a me piace sempre fare, no? Senti, basta un po'. Ok, e quindi adesso ragazzi sappiamo e possiamo approfondire meglio anche alcuni personaggi appunto in questo universo, no? E quindi ragazzi adesso appena avremo un secondo io direi che possiamo andarci anche a leggere un po' di approfondimenti, perché per esempio Amanda Waller, che voi vedete così dura, personaggio particolare. Lo controllo? Eccola, l'ho chiamata. Questo tutto? Forse? Fermo. A Coppa Cloni. Dicevo, è un personaggio particolare. Qui la conosceremo meglio, l'approfondiamo adesso. Però nei fumetti c'ha un passato... Raga, c'ha un passato veramente brutto, Quindi, bello. Meno male che è roba mia. È tipo, lei perde prima un figlio per colpa della criminalità organizzata, quindi diventa un tossico, una roba del genere. Poi una figlia gli viene, vabbè, da Candyman, il marito impazzisce, insomma. Che ne dite, avanzi di galera? Flash era mio amico. Ma adesso ne ho tanti altri attorno a me. Vedete, è Brainiac che mi ha aiutato a stanare voi quattro. Non potete scappare dai miei Flash e nascondervi dai miei elicotteri potenziati.
Oh no. Oh no. Lanterna chiudi. Ehi, Lex, è il tuo momento. È possibile avere un attimo di pace? Guarda che neanche qui è tutto rosa e fiori, Lex 2. Dobbiamo fare fuori il cattivone verde e il suo scudo del cacchio. Chiaro? Incontriamoci alla Wayne Bank, Cavo 27. Il dispositivo vi farà entrare. Un bonifico di schiaffi. Possiamo saltare questo drone e salviamo gente come da contratto. Sì, ma il problema, ragazzi, è un altro. Cioè, è potenziato, quindi che succederà? Vediamo un po' che succede. Ah, ok, gli togliamo zero. Perdona. Perfetto. L'ampiezza delle mie razze. Va bene, quindi come si fa? Vedo il tuo bersaglio, quindi. Come facciamo adesso, ragazzi? Quindi, tornando un attimo alla Waller, lei poi comunque era una donna super intelligente. Lei era una classica donna di famiglia, aveva 5 figli, tranquilla col marito e viva. Poi tutte queste cose, ragazzi, purtroppo l'hanno cambiata. Beh, sono le cose stile fumetto, no? Ma chi è la Waller in questo mondo? Vi rubo giusto 3 secondi perché secondo me è interessante vedere sta roba, ragazzi. Allora, Amanda Waller, questa ce la descrive Lex Luthor, quindi ricordatevi sempre che è una descrizione, insomma, quello che è... Oddio, no, io voglio entrare nelle zinne, che sono comunque belle pronunciate anche in questo caso. Amanda Waller è la direttrice dell'Argus, nonché una delle strateghe più brillanti che il mondo abbia mai avuto. E pensate che non è bastato questo nell'altro universo, eh? Qualunque cosa pensiate degli inusuali, spesso brutali metodi della direttrice Waller, i suoi risultati sono innegabili. Sì, ditelo a Terra 2. Analogamente a una scienziata, possiede una stupefacente abilità di capire le probabilità di riuscita e adattare i suoi metodi a ogni nuova variabile. Non c'è da stupirsi se è tra le ultime risorse per salvare l'umanità, certo. Il coraggio delle sue scelte non la rende un'alleata facile, sfrutta il suo potere con la mente di un predatore e una volontà di ferro. Dal momento in cui si è arruolata, dal giorno in cui ha preso le redini dell'Argus, ha messo da parte l'empatia in favore del bene superiore. Però, appunto, non viene descritta come nei fumetti, come detto, no? Lei aveva 5 figli, 2 vanno così, il marito impazzisce, e soprattutto per la figlia c'ha una roba un po' bruttarella. E quindi, ragazzi, poi decide di dedicare la vita a combattere il crimine. Entra in politica, sostanzialmente. Ok, vabbè. Sì, Aaron Cash non era quel poliziotto. Sì, perché non c'ha il braccio, non ci avevo fatto caso. Ma questo dovrebbe essere quel poliziotto. Questo sta pure ad Arkham. Purtroppo, ragazzi, non avendo... Sì, infatti, vedete, c'ha Arkham Asylum. Sì, è lui. Insomma, tanti approfondimenti fighi da poter fare. Leggiamo però chi è Jon Stewart. Non il primo Lanterna Verde, anche in questo caso. Infatti, raga, sta roba è molto interessante, eh? Allora, so veramente poco del passato di quel tizio. Architetto e marine, probabilmente era uno studente modello. Uno di quei bravi americani da cortile con la staccionata bianca che vi fanno pensare: ma che gran brava persona! Tutto questo prima di beccarsi un po' di bigiotteria aliena e trasformarsi in un poliziotto spaziale. Ma non dovrebbe stare su Marte o su un altro lontano pianeta piuttosto che rompermi le palle a Gotham? Cos'è che dovrei dire di lui? È un esempio positivo per i bambini? Certo, se uno vuole che i propri figli crescano come degli sbirri saccenti. Lo dice questo, immagino, Deadshot. Come detto, in questa storia sappiamo che lui ha messo al gabbio Deadshot, quindi è stato lui che lo ha fermato. Non scorre per niente buon sangue, è una sorta di poliziotto spaziale, fa parte dell'ordine delle Lanterne Verdi. Qual è il suo potere? Dell'anello, sostanzialmente. Quello però è... Purtroppo per noi è solamente l'arma più potente della galassia, che permette all'utilizzatore, insomma, di creare, di rendere reale tutto quello che immagina, che pensa. Quindi lui può creare davvero qualsiasi cosa. Chiaramente il più addestrato dei quattro. Sì, ma non male combatte, frate. È pieno di nemici. Ci sono anche quei maledetti elicotteri di Lanterna. Ne abbiamo salvati. Però oggi voi dovrete cavarvela. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ci stanno gli elicotteri e lanterne, che facciamo? Porca miseria, ma ci sta lanciando i razzi! No, devi sparargli. Fabbrica tentacoli sotto tiro, aiutatemi! Ragazzi, come lo abbatto quel coso? Ah, troppo caldo! Ho tipo la sensazione che non finirà bene per niente. La batteria dello scudo. Io non c'ho manco le munizioni. Ecco, perfetto. Bravo King Shark, solo tu ci puoi salvare. Secondo me, ragazzi, non è una buona idea, andando avanti con la storia,
mettersi lì a giocare queste missioni. Luthor, cosa fa questo cristallo? Oh sì, si tratta di un modello autorigenerante. Per impedirne la ricrescita, distruggete rapidamente tutti i cristalli della rete. Non lo faccio tu. Che ci vuole? Non è una buona idea fare queste missioni con i nostri eroi, quelli più scarsi. Cioè, questa me la devo fare tranquillamente con King Shark. Ce l'abbiamo? Ok. E all'ultimo ho pure fatto le sfide. Il King adesso gioco ormai. Vi mando un po' di rifornimenti. Continuate a fare chiasso. Però è veramente, veramente molto caotico, ragazzi. Si capisce una sega. Cioè, almeno io non riesco a farvi gli approfondimenti che vorrei. Questo mi dispiace un po'. Perché poi leggo i vostri commenti. Insomma, siamo tutti belli fomentati. E tutto. Oh! Oh! Viola? Sì? Sono pronto per l'ammazza lanterna. Entriamo in banca. Andiamo a prendere la tecnologia antilanterna, ragazzi. Che mi chiedo che cosa possa essere, però... Ah, per Harley Quinn. Allora, ragazzi, sta roba mi piace. Cioè, è un aspetto super, super secondario. È molto stile... Cioè, struttura di questo gioco, no? Game as a service. Però, guardate adesso il nostro Deadshot. Che gli ho messo la maschera diversa. Che posso dire che... Cioè, c'ha adesso dei costumi fighi. Mo, ditemi se non è sbagliato che gli hanno messo... Il casco giallo, quando dovevano mettere il casco giallo qui e questo grigio è qua, no? Mi pareva elementare. Anche se, secondo me, quello più bello in assoluto è questo, ragazzi. Porca vacca che bello. Però vabbè, non glielo metto perché non c'ha senso. E anche il nostro King Shark, vedete, è diverso perché gli ho sbloccato un po' di cose in più. Vabbè. Vado su. Venite a questa cazzo di porta, su! Dubbio senza sosta, geni in fermento! Oh no, raga, qua c'è stato Batman. Ma quindi... Bats, sì! A lui piace un sacco appendere la gente. Non prima di averli storpiati. Se non altro, quando finiva respiravano ancora. Oh, caspiterina. Mi ricordo lo scontro tra Deadshot e Batman. Era proprio così, ragazzi. Era lui che... Non so se vi ricordate, ma... Combatteva contro gli scagnozzi. C'erano dei tiratori. Prima di arrivare a Deadshot... A chi piace aspettare l'ascensore? Nessuno. Ehi, ti hanno mai lanciato nella tromba di un ascensore? No, non mi sono trombata una nell'ascensore. Ok, ragazzi, dai. Classico. Andiamo. Way. Una banca soltanto per i suoi soldi. Non è per lui. Probabilmente ha dei conti offshore. Offshore? Sai, conti al mare. Oh. Sì, conti al mare. Non credo che avremo un incontro con Batman. Mi sembra troppo presto, ragazzi. Anche se a livello di poteri, no? Della Wayne, vedete? Il simbolino è quello. Eccolo il signorino. Siamo nel cavo di Batman. Questo è il posto. Trova una presa per l'aggeggio, squalo. Miliardari e i loro rifugi. Ah, mi manca il mio rifugio subacqueo. Il che? Zero allarmi. Direi ottimo così. Cioè, siamo nella Batcaverna di Batman. Anzi, nel Batcave. E così tanti saluti al laboratorio segreto. Wonder Squinty è qui. Non mettetemi in imbarazzo. Milady, lanciarci in un palazzo non è stato carino. Oh,
criptonite. Dovrebbe essere in una spada, non uno scudo. Hai visto il massacro di sopra? Se la sente un po' calda Wonder Woman, eh? Operazione simpatia. I tuoi amici sono spacciati. Quante altre vite dovranno andare perdute mentre tu continui a provarci? Non accetto lezioni di moralità da uno squalo. Ah, siamo pure razzisti, perfetto. Le piaggiamo. Principesse, testarde a prescindere dall'origine. Io non posso essere lì. Sicurezza, in primis. Ma con quella del laboratorio disabilitata, credo di poter essere in grado di... Ecco, una facile acquisizione aziendale. Mi serve un attimo per trovare cosa cerchiamo. Un'arma per sconfiggere Lanterna Verde. Perché Batman ha armi simili? È alleato di Lanterna Verde. Perché è un ricco stronzo! Sempre ad arraffare. Ah, senza offesa. Tranquillo, io sono molto ricco. Hai finito? Ok. Fine dei giochi. Che hai in mente, vecchio? Rivoglio la mia città. Se devo uccidere Brainiac per riprenderla, beh, tutto marketing gratis. Ma lasciamo il sacrificio più eroico a Wonder Woman, hm? Posso essere un potente alleato. Potete fidarvi. Diversamente da chi è nella sala, io offro trasparenza. Quei cazzoni ce l'hanno davvero fatta. Beh, la terza è la volta buona. Ma se li conosco, non seguiranno gli ordini. Non avranno scelta. Brainiac controlla le menti in qualche maniera. Pensa cosa farebbe l'Argus con quel potere. Andata alla Justice League, qualcuno dovrà tenere in riga i metaumani. E quelli siamo noi. Oh. E con la Task Force X? Se muoiono, bene. Se sopravviveranno, ci penseremo. In ogni caso, basta con le loro cazzate. Lo sapevo. Non è vero. Tu credevi saremmo stati liberi. Non so voi, gente, ma non ne posso più delle pugnalate alle spalle. Almeno diccelo in faccia, Waller. Ok. È chiaro. Siamo tra te, Waller. E tu fai un po' meno cagare. Aiutaci con Lanterna e la League... E sei salvo. Per ora. Eccellente. Ora, con questi dispositivi, dovreste riuscire a finire lo stato d'assedio di Lanterna Verde. Non è una bella situazione. Il corpo delle Lanterne Gialle. Wayne l'ha elaborata affinché annulli le abilità di Lanterna Verde. Ava! Questo dispositivo vi permetterà di destabilizzare i costrutti... e rendere Lanterna vulnerabile. Vedete quello che vi avevo detto? Però questa cosa nei fumetti attuali non c'è più, la debolezza al colore giallo. Sto semplificando, raga, perché sennò ci vorrebbe una puntata intera. Vi ho detto che è il potere opposto, insomma, la grande debolezza dei poteri di Lanterna Verde. Guarda un po' Batman, che sapete essere, oltre l'uomo pipistrello, la notte... quello che volete, anche un grandissimo scienziato ha sviluppato questo, un dispositivo basato sulla lanterna gialla, perché poi è la volontà il vero potere, no? Ecco, ho detto, l'anello crea la volontà del possessore. Benissimo, ragazzi, erano invulnerabili. E ora occupiamoci del poliziotto spaziale. Andiamo. Oppure potremmo fare tutt'altro, tipo, per dire, rinforzarci, no? E non sono agitato. No. No comment. Ma quello era già un commento. Insomma, ragazzi, quindi gli ha anculato pure il laboratorio. Ho gli scontrini di tutte le cose che avete toccato. Fai bene a tenere in ordine la contabilità, Deadshot. Guarda che roba, ragazzi. Questo qui è la torre dell'orologio. Ti sento, Diana. Vuoi farmi una lezione, una domanda o una battuta? Sai bene che ho sempre ammirato la tua perspicacia, Bruce. Così come io ammiro la tua.
sei pronto a fare tutto il possibile per salvare quante più persone. Anche se ciò comporta andare all'estremo. Mi stai chiedendo se ho un piano B in caso la Justice League si riveli un esperimento fallimentare? Piani B, dispositivi di emergenza, filo diretto con il presidente e un'alternativa nel caso si riveli corrotto. Spaventosamente meticoloso come sempre, Bruce. La gente penserà che tu sia paranoico. Si tratta di fiducia, non di paranoia. Se le cose si mettono male, sta certa che saprò prendere la decisione giusta. E se vengo corrotto io, mi aspetto che tu faccia lo stesso. Io ho a cuore te, Bruce, e anche Barry, John e Cal. Non solo i vostri paramenti da supereroi. Voi tutti meritate di essere salvati. Cerca di non rimuginarci troppo. Essendo quello lo stesso Batman, non vi sembra un bel po' diverso in realtà? Oddio, qua che c'è Lanterna Verde nostalgico. Sarà il cambio di voce, perché quello ha fatto tanto, secondo me. Mi sembra che questi dipinti ci stiano guardando. Siamo nella merda vera. E tu pensi ai quadri infestati? Ehi, anche questo è un modo di reagire. Ragazzi, allora proviamo subito le nuove armi. Vediamo se veramente hanno effetto. Direi di sì. Non ci penso nemmeno a pulire questo casino. Li distruggo e basta. Vabbè, semplicemente li distruggiamo la corazza. Beh, benissimo. Avete ucciso Flash. Vediamo se riuscite a fare lo stesso con Lanterna Verde. Dobbiamo abbattere Lanterna Verde. È il nostro prossimo obiettivo. In vostra assenza ho completato tutte le missioni di supporto, quindi ho fatto Lex Luthor, ho fatto Poison Ivy. Adesso possiamo alterare con le fiamme i nostri nemici. Che cambia? Cambia che subiscono più danni e hanno i danni da fuoco. Però d'altra parte non otteniamo scudi. Diciamo che non è granché, sono più i contro che i pro. Io rimarrei con il ghiaccio, che forse è la cosa migliora soprattutto, certo. E anche i pinguini adesso ci può fare le armi leggendarie, però. È colpa tua, Bruce. Diana, non mi piace quando sei così diretta. Vedo che hai preso qualcosa dal mio cavo. Cosa hai intenzione di fare con quella criptonite? Ascoltiamo. Quello che faccio sempre, Bruce. La cosa giusta. Lanterna, Cal, tu e io ci rivedremo presto. Wonder Woman, ragazzi, ha un po' di legno. Hai inteso il tuo compito, capo squadra. Devi assegnare alla squadra una missione. Talking Shark, ecco la missione. Rapporto Task Force X. Siete pronti per combattere Lanterna Verde? È regolare. Avete un tentativo per neutralizzare lo scudo. Non sprecatelo. Ce la faremo. E c'è Deadshot, che non vede l'ora di mettere i suoi proiettili. Lanterna. È molto probabile che i criminali abbiano accesso alla tecnologia delle lanterne gialle. Ma davvero? Servirà l'intero corpo delle lanterne gialle per battermi. Beh, stai pronto. Stai pronto, lanterna, che poi tu dovevi proteggerci. Cioè, alla fin fine, ragazzi, le lanterne verdi fanno quello. Cioè, sono assegnate a delle porzioni di universo e lo devono proteggere. Cioè, appunto, sono un po' come la polizia. Cioè, una roba del genere non può essere ammessa. È colpa tua, cavolo. Ok, così pulisco. Eccolo. Ti ho disturbato per caso? Pensavo che mi sarebbe toccato darvi la caccia. Come i fagiani. Ed eccovi qui. Ed eccoci qui. Lanterne gialle. Erano nelle scatole dei cereali. Cacchio, sono piccole. Piccole, ma spezzano la volontà di una lanterna. Carota la restica. Tua com'è? Guardami bene. Sono tranquillo e rilassato. Tu invece, Floyd? Sto alla grande. Pronto a romperti il culo. E voi, gente? Io sono ero distratto. Parlare. State rovinando il mio momento di gloria. Nel giorno più splendente. Nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda. Bella. E chi nel male si perde, si guardi dal mio potere la luce di Lanterna Verde.
Bella filastrocca, Lanterna Verde. Pensavate davvero che le lanterne gialle avrebbero sfondato i miei scudi personali? Le posso dire. Posso affrontare Sinestro quando mi pare e piace. Sinergo? Arancione, ragazzi, che qua. Se spezziamo la sua volontà, spezziamo lui. Distruggete i costrutti. Hai sentito la frase sul fare la stessa cosa aspettandosi risultati diversi? Sì. Di no. È la definizione di follia. No. Il mio potere. Non la mia immaginazione. Vieni qua, lanterna. Guardate, ragazzi, io ho un potere, che è quello del ciacchino. Ho capito come bisogna fare, dai. Cazzo. Vedete che sia tutto qui. No. Ok, va bene. Vedete, ragazzi, si fa sempre riferimento alla volontà. Perché è proprio quella la forza di... Guardate, ragazzi, che per me è più difficile... Continuate pure a colpire lo scudo. Così so che siete ancora qui a infastidirmi. Arca troda! Sì! Ok. Andate al riparo! Ho capito come bisogna fare, ragazzi, ho capito. Ecco come si sentiva. Ben fatto, Bruce. I ribelli vengono dritti a me. Devo distruggere le parti verdi che fanno poi a... Ma non sottovalutarli come ha fatto Flash. Dai. Questo dovrebbe essere Flash buono. Poteva schivarla, ma tu cosa... Dai, riprenditi, eccolo. Soldato, riprenditi. Bella, due cecchinate, ma io finisco sempre le munizioni nel momento sbagliato. Incredibile, ragazzi. Mi sono talmente sfigato che mi sa che la scacca. So stupido, che ce posso fa? Che ce posso fa? Lanterna Verde ha di nuovo gli scudi. L'ho visto. Potrei dover indagare su dove avete trovato quelle lanterne gialle. Non lo vorresti sapere. So stupido, ragazzi. Un porto aereo, ripulite la zona. Facciamola finita, forza. Ho un intero mondo da salvare. Tu, eh? Oh, ma ragazzi, ma fate qualcosa, per favore. State solo facendo casino e sprecando il mio tempo, criminale. Ecco, questo è un problema. Questo è un problema. Insieme i nostri colpi riducono la stanza di lanterna. Vai. Ah, ho capito. Sì, dobbiamo far fuori i pezzi. Guarda che... Ci stai soltanto? Distruggete altri costrutti, così ci vendichiamo. Sì, però vorrei che Floyd facesse qualcosa un po'. Ammazzeremo anche te. Cioè, abbastanza silenzioso, no? Boomerang se l'era proprio presa a male con Flash. Eccolo. È così che immaginavo una battaglia tra lanterna verde e le lanterne gialle. Sì, ma voi criminali non avete imparato niente. Scusate, ragazzi, sono concentratissimo. Porca miseria, però fate qualcosa. Questi costrutti li ho visti mille volte. Sono finito, ragazzi, mi sa che vado giù adesso. No. Vieni qua. Leva di boomerang. Siete ben addestrati, criminali. Ve lo concedo. Certo, me lo concedi. I suoi studi sono tornati. Ma i miei sono tornati. Quello lì è da distruggere. Scudo è sparito. Fate brillare. Porca zozza. Forza disciplina. Lanterna, di nuovo gli scudi. Ecco, ma per poco. Ragazzi, questi sono gli ultimi colpi, Eccolo. Concentrati, che devi andare a prendere, I giocatori dovrebbero farli fuori. Eccolo, è fatta. C'è una possibilità. Potevate prendere parte a un nuovo mondo. Ecco fatto. Scusate, posso cambiare le fottute armi? È vero, c'ho pure... guarda che pezzo di merda! No, vabbè, ragazzi, ma così no. Così sei veramente un infame pezzo di fango. Ragazzi, qua bisogna... Fate qualcosa! Ultima rianimazione. Eccolo, aspetta, forse ora. Io lo definirei che ci sta rompe il culo, ragazzi. Credi di spaventarmi? Sono io quello con l'arma spaventosa. Ci siamo con la pistoletta. Costrutto andato.
No, guarda, guarda, ragazza. Sta giallo, sta giallo, sta giallo. Dai, 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 dai. È finito. Io credo che ci siamo. Gli ho sparato alle spalle da maledetto proprio, eh. La notte è più profonda. Avevi l'arma più potente della galassia. Abbiamo spento la lanterna. Ah, quello scudo di merda regge. Lanterna verde mantiene ancora un po' di controllo. Lo devi uccidere, Floyd. Ehi, lanterna. Sei ancora tranquillo e rilassato? Già, come pensavo. Non è facile a darmi pari, vero? A darmi pari? Sai, siete patetici. Quattro merdosi criminali che vogliono fermare una forza inarrestabile. Passerete dalla prigione di Waller a quella di Brainiac. Allora lo sai che è una prigione, eh? No, non hai saputo. Usciamo per buona condotta. Oh, oh, oh. Non è vero. Grazie, Sharp. Grazie mille per aver rovinato il momento. Guardalo. Immagini, ragazzi, se adesso ci manda in un'altra dimensione. La nave è incazzata per lanterna. Lo scudo è ancora attivo. Cosa? L'hai mancato? Cosa dovremmo fare ora? Stiamo anche finendo i tirapiedi di Brainiac. Potremmo aspettare che Batman salti fuori da un tombino e inizi a prenderci a pugni in testa. Potremmo sconfiggerlo. Tu non sai quanti poveretti ho visto finire a crisi per i piedi dopo aver detto io Batman gli spacco il culo. E ora che il suo amore ammazza ammazza, scuoia scuoia, potrebbe farci fuori senza nemmeno... Ehi, che ti passa, squalo? Squalo? Cos'hai lì, bello? Qualcuno glielo levi? Ci provi tu? No, vabbè, ragazzi, incredibile. No, vabbè, ragazzi, questa è una cosa incredibile. No. È un modo perfetto per massimizzare il tuo potenziale, Squally. Cioè, questo è fanservice allo stato puro. Ma un fan della DC sta roba impazzisce. Il giorno più splendente. È la sua volontà. Colui che nel buio del mare si perde, si guardi dal mio potere. Ce l'ha fatta!
scudo andato. Ricevuto. Sarebbe stato pessimo mangiarci. Non facciamolo mai più. Vuole? Voglio ringraziarvi per il vostro servizio, TFX. Cosa? Ci avete dato un'apertura e la prendiamo. Convertiremo le vostre sentenze in encomi per i vostri sforzi. Impatto in 10. Waller, sceglie 8. Sempre l'opzione nucleare. Nemmeno mi incazzo. È stato orribile conoscervi. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oh, guardate, guardate. Chi lo ferma? Lo sapevo. Sì, vai, Superman! Ah, cazzo, è Superman! È John Cena! Raga, è John Cena! Che in effetti è Superman. Kal-El! Dove l'ha lanciata, raga? Da qualche parte de... In mutande, così? Senza un dito. Comunque con le mutande brandizzate sono tanta spacciati roba. E l'ha detto Flash. Quindi o ti svegli e ci dai una mano a prenderli a calci, oppure ti levi dal cazzo, Vostra Altezza.